Dopo la pausa estiva, l'amministrazione comunale è già al lavoro con programmi e interventi per migliorare le condizioni di vivibilità dei cittadini. Dalla manutenzione stradale al verde urbano alla riqualificazione degli immobili è pronto un piano complesso da circa 100 milioni di euro, fa sapere l'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta, realizzabile grazie alla riduzione complessiva del debito e ad economie di bilancio e fondi della città metropolitana, ai quali si aggiungerà entro l'autunno un mutuo di circa 40 milioni con la Banca per gli investimenti europei. Napoli ha 1200 km di strade, di cui 400 km nelle strade cosiddette primarie secondo la classificazione, quindi noi contiamo di riuscire a fare 30-40 km di strade l'anno. E adesso ne stiamo facendo alcune complesse come Parco Margherita, complesso perché bisogna togliere i cubetti, rifare i marciapiedi, rimettere i lampioni, c'è anche i muri sostegni. Questo è un lavoro che deve terminare a giugno 2025 da cronoprogramma. Ci sono lavori che stiamo facendo con il municipio di Alvomero in strade importanti come via Cimarosa e tutta quella zona dove la frequentazione automobili è molto importante. Stiamo facendo i primi lavori del grande progetto Posillipo, quindi l'asfalto a via Orazio e via Petrarca, lavori che non si facevano da molte decine di anni. Poi ce ne sono molti altri che devono iniziare nella zona, diciamo, dell'aeroporto, via Umberto da Maddalena. Intanto ripartono i lavori in una delle principali aree verdi del Vomero. È stato consegnato di nuovo, diciamo, il cantiere Parco Mascagna alla ditta aggiudicataria che era in graduatoria, visto che la prima ditta aggiudicataria si era ritirata. Sono stati dati 100 giorni alla ditta per il completamento dei lavori. Nel frattempo noi stiamo anche valorizzando l'area esterna a Parco Mascagna, ovvero i giardini di Viale Ruoppolo, e quindi nel giro di tre mesi, ecco, dovremmo portare a compimento un'importante area giustamente richiesta da parte, diciamo, dei cittadini.